Salve a tutti dalla TV Ponte Grande, alla telecamera sempre il vostro carissimo Orlando Guerra, insieme a Stefania Talarico e in remoto, naturalmente in regia in on demand, Elio Guerra direttamente da Catanzaro, dai nostri studi. Ci troviamo ai campi Gianni Renda, quartier generale del Sambiase, che sta giocando in promozione, quindi si può dire ha quasi vinto il campionato per arrivare in eccellenza. Anche ancora se le partite non sono finite, ha già vinto nella scorsa domenica con la seconda in classifica e quindi sicuramente si aggiudicherà la vittoria per accedere al campionato superiore. Gianni Renda, dove milita Orlando Pio Guerra, e nella ADS, Associazione Dilettantistica Sportiva in Paravolare, dei mister Gianluca Caravella e mister Simone Ventura. Naturalmente una scuola specifica per portiere, come vedete in fondo alla videocamera, se può anche zoomare la regia. Troviamo Orlando Pio Guerra infatti sulla parte destra, infatti come lo vedete. Vi ricordo che Orlando Pio Guerra milita come estremo difensore numero uno portiere della Milan Academy Soccer School, Adelaide della Mezzia Terme, nella categoria esordienti. E proprio in questo stadio, bellissimo stadio in erba sintetica, si svolgerà il campionato, se non erro, ad aprile 23, 24 e 25, il campionato in Memorial Gallo, dove un campionato internazionale dove praticamente parecchie squadre blasonate, oltre al Milan ci sarà l'Inter, la Roma, la Regina, ci saranno anche squadre straniere, il Genoa, l'Udinese, il Catanzaro stesso. E quindi insomma ci saranno tantissime squadre per svolgere questo bellissimo campionato, per meglio dire torneo gallo. Orlando Pio Guerra è al centro, si sta riscaldando per la partita che andrà a fare. Vi ricordo che questo è anche il campo dove si allena la squadra ufficiale dell'Inter e del Torino, oltre quella appunto della squadra specifica, io la chiamo dopo scuola per portieri, mentre nei campi San Gidi, la Mesia Terme, è il quartier generale della scuola calcio Milan Adelaide Soccer School, del presidente Vinci e del mister Beniamino. Una giornata soleggiata, molto rigida, anche abbastanza ventilata, dove insomma praticamente fa del suo meglio per cercare di tenerci freddi, battuta ironica che naturalmente facciamo sotto questo freddo gelido. Ringraziamo tutti coloro che si stanno sintonizzando in questo istante e che lo faranno anche dopo, o per meglio dire che rimarranno sintonizzati con noi. Per chi volesse poi vedere naturalmente in on demand questa brevissima diretta lo potrà fare presso il nostro canale YouTube in on demand Radio TV Ponte Grande. Siamo in diretta, quindi come dicevo, in attesa che inizieranno le partite, noi lo facciamo da prima nei campi Gianni Renda, contrada Savutano di Sambiase, la Mesia Terme di Catanzaro. Ci ritiriamo, Orlando Pio Guerra, giusto come dico sempre, pochi minuti lancetta di orologio. Si trovava presso il Palla Giovino di Catanzaro perché è andato a guardare i suoi amici e colleghi di basket della Mesia Terme, anche se lui milita nella Pinky Blue Basket, ha molti amici, ormai Orlando, come io lo prendo in giro oriundo, come diceva, mi permettete questa battuta ironica, del grandissimo Antonio De Curtis Totò, è oriundo nel senso della Mesia Terme, ormai lui vive gran parte della sua giornata presso la Mesia Terme, Nicastro e Sambiase per via del calcio. Salutiamo anche Ciao Masi Francesco che ci sta guardando. Ciao Masi, ci fa piacere che ci guardi, ci scrivi anche da dove ci stai guardando. Noi potremo anche salutare tutti i tuoi amici, parenti della zona in cui ci scrivi e ci guardi. Dicevo quindi, poi per gli amanti e appassionati di Orlando Pio Guerra, che ha raggiunto il suo limite massimo di 5.000 amici nel suo profilo, siamo in mente di aprirne un altro.
Ricordiamo che Orlando, se non erro, se Stefania mi fa segno, a giugno o a maggio dovrebbe fare il conservatorio, giusto? Cosa? Se la telecamera ci può girare gentilmente per guardare noi, ci fa anche una cortesia, così noi, eccoci qua, ci sta riprendendo a noi, ciao a tutti da Stefania e Orlando, io parlavo, non c'avevo il microfono direzionato a me, dicevo, lui che cosa fa? A giugno mi pare, se non no, a luglio, perché ricordi tutte le date. Vabbè, insomma, io ne ho tanti, quindi non tutti posso ricordare. A luglio farà il saggio di pianoforte. Saggio di pianoforte, dove lui farà al il pianista. Al Politeama, ragazzi, oh, qui non si scherza. Non si scherza, non al Politeama. Al Politeama, non stiamo scherzando. Salutiamo, insomma, tutti coloro che, come vedi, ci salutano, insomma, ci seguono. Giornata fredda, Stefania viene dal polare. Sì, vedi, io mi sono dovuta attrezzare. Circo polare perché... artico, no, ma nord, estremo, sud. Siamo all'aperto, si muore di freddo. Noi siamo attrezzare. Sugli spalti, è naturale. Ho anche una coperta qua sulle gambe, non si nota però. Fa molto freddo, a me piace documentarlo, mentre qui riprendiamo. Elio ci fa segno nel nostro telefonino, insomma, che ci ritorna il segnale, che lui sta riprendendo in remoto tutto quello che io sto documentando, e poi lo troverete sul nostro canale YouTube. Noi possiamo dare qualche appuntamento nostro? Sì, sabato andiamo in diretta, aspettiamo con i Flintstone. Gli antenati, insomma, gli antenati. No? Sarebbero gli antenati. Sabato, hai detto? Abbiamo, diciamo, spoilerato una cosina, però insomma, fa anche bene tu, così. Sei stata tu, io non c'entro così, nulla. Così si sintonizzano, ci guardano, capito? Li incuriosiamo. Appuntamento, diciamo, sabato, quindi con la diretta carnevale per quanto riguarda Radio TV Ponte Grande. Per quanto riguarda lo sport, domani Orlando sarà nel quartier generale del Milan. Per poi sabato mi ha detto papà, sono in un altro quartier generale, sono a riposo ma ti al sta cinema. Tremando la mano? No, sto tremando io di freddo perché fa freddo, insomma, ecco questo. Se ritorniamo sulla telecamera lì, grazie, eccoci qua. Stanno riprendendo quindi i ragazzi, c'è mister Simone Ventura. Io a volte sbaglio se fa, no? Dico Simone Ventura. Eh sì. Ma è uguale, identico. Identico. Oggi vi ricordo che oggi identico. È mercoledì, per capire che siamo in diretta, mercoledì 27 febbraio 2019. Orlando, se volete saperlo, insomma, per chi lo volesse sapere, è proprio quello vicino al palo che si sta nascondendo, che è andato in questo istante a prendere la palla. E si stanno riscaldando, questi sono tutti i portieri fra le migliori squadre, insomma, nella provincia, dove vengono raggruppati in questa bellissima realtà che è la ADS impara a volare, e ognuno fa riferimento alla sua squadra di zona, Milan, Inter e Torino. Sono, diciamo, tutti i portieri delle squadre, sono raggruppati delle in squadre. Questa scuola di calcio per portieri, ecco, giusto? Sì, è una scuola di calcio per portieri dove sono raggruppati. E quindi chi sono i mister di questa squadra qua? Questi non lo sappiamo, che dell'Inter abbiamo il grandissimo mister Chirumbolo. Caravella. Ah no, ne parliamo, dici per quanto riguarda, l'ho sempre detto, per quanto riguarda l'impara a volare, questa squadra che raggruppa tutti questi portieri è Gianluca Caravella e mister Simone Ventura. Sono loro gli allenatori. Vi ricordo che Orlando disputerà il 23 e 24 marzo presso il campo del Cosenza, proprio il campo quello regolamentare dove milita il Cosenza, farà uno stage particolare. Come si chiama, te lo ricordi? No? Sì, si chiama, e ora mi sfugge, sì, lo so assolutamente, mi ha preso di sprovvista. Allora no, lo so, adesso mi verrà in mente parlando. Ecco, Mancini, Pietro Mancini, il campo sportivo Pietro Mancini, che sarebbe un campo, diciamo, adiacente appunto al campo, quello là principale di Cosenza, e dove svolgerà questo stage, dove ci saranno oltre 80 portieri di tutta la Calabria, ed Orlando è stato scelto fra i tanti, insomma, ecco, che dovrà partecipare a questo stage. Salutiamo mister Gianluca Caravella. Tutto bene, mister? Grazie, buonasera. Salutiamo in diretta mister Gianluca Caravella, molto cortese e molto preciso. Anche, dobbiamo dire, mi sembra che ha giocato in A, lui, vero? Giocato in A, ha giocato fatto nelle migliori squadre, di Serie A, però non so dal Catania al Brescia, sono tantissime le squadre che lui ha giocato. E dicevo, quindi lui, proprio il mister Caravella e Simone Ventura, hanno scelto fra i tanti, ripetiamo, non è l'unico, che parteciperà dalla zona, dalla provincia di Catanzaro, in questo bellissimo stage che si svolgerà quindi a Cosenza il 23 e il 24 marzo. Campi Gianni Retta, contrada Savutano,
San Biase, Orlando Pio Guerra in diretta da Radio TV Ponte Grande. La Ricessi ci vuole rinquadrare noi, ci fa molto piacere. Eccoci qua, Stefania. Noi siamo qui, noi cos'è questa? Cos'è questa? Sto accennando una non posso cantare io. No, perché non gli date retta, non gli date retta che me la rovinate, questa è una deficiente. Ma noi non possiamo fare queste cose serie, Orlando, noi siamo due comici, noi dobbiamo fare video comici. Ma parla per te, non parlare per me. Non resisto, sentimi, non resisto, devo fare qualcosa di comico. Allora fai qualcosa di comico, buttati dal ponte. No, no, qua c'è una bella discesa. E quindi dovete sapere, ecco, se intanto gentilmente la telecamera riprende in entrata, sta entrando la squadra dell'Inter, ecco qua, come vedete sulla nostra destra, l'Inter sta accedendo appunto nel campo sportivo per l'allenamento pre-partita e poi naturalmente la partita. Eccoci. So che ti fa piacere, adesso ti canto una bella canzone. No, per l'amor del cielo, l'hai canto cantato. Gelato. No, per l'amor del cielo. Poi io lo ripeto, come fa a prendere tutte quelle, quei, come si dice? Quelle visualizzazioni. Ma è una canzone sciocca. Nel video, o è meglio dire, non la canzone in sé per sé, cioè tu. Il video veramente ha fatto un boom pazzesco. Sì, un boom, c'è proprio una scoppia, proprio praticamente. Ha superato le 500 visualizzazioni, ancora siamo diciamo ad una settimana, quindi io magari che faccio un qualcosa di utile e prendo 2-3 visualizzazioni. Video spacca, lo condividono perché va avanti anche a condivisione, quindi è veramente uno show. Lo show. Sono contenta. Sono contenta perché Beautiful va avanti. Guardate, dovete dire sto che preparando altre parodie, appunto, non mancate, seguitemi ragazzi, mi raccomando, se volete divertirvi, sorridere e passare una bella giornata, seguite Stefania Talarico, le parodie Beautiful. Ciao. Ecco, ha detto la messa. Stavo dicendo, ha finito di vedere la messa, perché spara così, si mette a parlare, no? Poi dice tutto di colpo. Non e poi finisce così, sciapa, in modo sciapa. Stavo dicendo, ho quella carica iniziale, poi e poi va a finire, no? Come il diesel. Stavo dicendo, mentre sapete bene che Stefania sogna la notte, no? Come tutti noi. E poi naturalmente, io lei però c'ha i sogni. Lei se li cioè i sogni le passa questa mano che non mi si vede. Ma non vogliamo sapere cosa ho le ispirazioni e inventi i programmi e poi è quello il risultato. Stavo dicendo, lei i sogni se li prefissa prima. Dice, oggi sogno questo. Sì. E poi che cosa fa? Mi comincia a dire, sa che mi è venuto in mente? Mi ha detto delle... Ha partorito, se mi concedete oggi questo termine, ha partorito quattro programmi, uno più sciocco dell'altro. E quindi che poi dico, ma come fa? Ma va di moda che poi dovete sapere, lei mi dice no, sai che cosa vorrei fare Orlando? Questo e questo. Io dico no, magari facciamo così, no, non lo voglio fare così, allora non me lo devo andare. Se tu decidi di fare perché come vuoi. Devo decidere sempre io, ecco, quindi è così. Cioè, se io gli dico di sì, forse lei mi dice no, ma perché non mi dici il contrario? Se gli dico il contrario, dice perché mi dici così? Perché la donna è sempre indecisa, è così. No, sei tu indecisa, non la donna. Ah, io dico in generale, la donna è indecisa. In generale. Grazie per i like. Ma ecco, da quando ecco mi ha inquadrato come... che ci sono più like, capito? Sì, no, ci sono. Ha riportato la telecamera lì per riprendere questa bellissima realtà. E ancora stanno arrivando altri portieri. Mi ricordo che queste categorie variano dai pulcini fino ai juniores, insomma, fino al 18. E quindi dicevo, quindi Stefania, noi insomma dobbiamo fare questa, facciamo questa per me. Ma perché sono per te, sono di tutto, non sono per te. Le visualizzazioni aumenteranno. Ma non è vero, sono di tutti. Salutiamo tutti, chiudiamo questa diretta perché fra una volta abbiamo qualche appuntamento. La giornata è bellina, dai. È molto bella, è molto rigida però, è molto rigida. Si sta bene, dai, un po' si sta bene. Salutiamo Roberta. Poi io ho la coperta, quindi sto meglio di te. La coperta, io no, io mi metto 7 paia di calze e c'è. Quindi salutiamo tutti, ciao, quindi saluti Stefania, ciao. La telecamera riporta sui ragazzi, io vi saluto dai campi Gianni Renda, località San Biase, da Orlando Guerra, quindi Stefania Talarico ed Elio Guerra, Orlando Pio Guerra nel campo. Alla prossima, quindi grazie, da Radio TV Ponte Grande, un bacione, alla prossima. Ciao. Ciao.